Grazie infinite di essere venuti qua, è molto bello poter essere qua di nuovo come casa editrice, voglio editrice perché in effetti eravamo già qua circa un mese fa, ma devo dire che senza le costrizioni di un mese fa va sempre meglio, ecco, poterci... Abbiamo una debita distanza, motivo per cui noi abbiamo tolto le mascherine. E comunque sono molto contenta di aver fatto questo viaggio in tutti i sensi, cioè il viaggio per partire da Torino, dove è la sede della casa editrice, Vogliene Editrice, e anche sede momentanea adesso anche di Filippo Manassero, artista figurativo, mentre Emiliano Cerasani sei più vicino a Roma, tu sei più da queste parti. Allora, siamo qui per presentarvi questo nuovo libro Nel segno del Giappone, è nuovo a tutti gli effetti, se avrete modo di prenderlo in mano, una cosa bella dei libri è sempre quella di fare questo gesto. Da qui sentite che è veramente nuovo, sa ancora di stamperia. Un prodotto, questo è tipico degli editori, no? Parlare dei libri come prodotti, ma veramente molto, molto particolare. Va di moda parlare del Giappone, ma non è questo il motivo che ci ha mossi a voler pubblicare questo lavoro, ma... E il motivo principale è quello che determina l'unione di queste due arti, no? Da un lato quella della scrittura degli haiku e dall'altro questo segno, questo modo di esprimere la cultura, più che altro il segno del Giappone attraverso il sumi-e, detto in altri termini la pittura zen, dico bene, maestro? Grazie. Ecco, alle nostre spalle scorrono le pagine interne del libro. Ringrazio anche Filippo di essere sempre molto prodigo anche di fronte alle presentazioni e la condivisione, ecco, perché questo è il motivo che muove il lavoro che sta alla base. A proposito di condivisione, è molto particolare questa unione della scrittura dell'haiku con il sumi-e, ed è particolare per tanti motivi diversi che cercherò con l'aiuto degli autori di andare un po' a esplorare insieme a voi e anche per voi. Quindi ragazzi, armatevi anche di microfono perché adesso partono anche le curiosità, no? Quando io ho ricevuto questa proposta da parte di Filippo, tra l'altro conosciuto a Torino in un'occasione particolare, no? Un'occasione in cui cercavamo attraverso il salone off e soprattutto attraverso letture a chilometro zero di unire un po' la scrittura all'arte figurativa, no? Per cui ero stata ospitata come casa editrice all'interno della galleria d'arte di Filippo e di Rita che è qua con noi. Ma la cosa che a me ha incuriosito molto è proprio la commistione tra queste due arti. Pensando, quando ho ricevuto la proposta da parte di Filippo, ho detto ma guarda, effettivamente loro se la sono pensata per un sacco di tempo, hanno cercato di trovare modo di unire queste due arti e di proporle con un prodotto già fatto e finito. Realmente, com'è andata Filippo? Ecco, è acceso? Sì. Boh, ok. È andata che io venivo prima del Covid a Roma, come in tante altre città in Italia, per portare i miei workshop di pittura zen. E proprio qui a Roma una mia allieva durante un corso mi parla di un amico molto giovane di sua figlia che ha scritto degli haiku, che aveva già scritto un libro di poesie, ma che aveva scritto degli haiku, quindi degli haiku vi parlerà Emiliano, cioè quindi una forma poetica che
si riferisce appunto al Giappone e che ha delle regole ben precise e molto diverse dalla nostra poesia, e mi chiede se fossi disponibile a illustrare questi haiku, e mi parla proprio, mi chiede un preventivo, mi chiede quanto poteva venire a costare illustrare questi haiku. Io rimango un attimo così sospeso e dico, ma innanzitutto li voglio leggere, perché non è che proprio vai a illustrare la qualsiasi cosa, e poi ne parliamo. Quindi Emiliano mi manda un file Word con tutti questi haiku che aveva scritto, io li leggo e resto colpito, perché intanto mi colpisce il fatto che è un ragazzo molto giovane, perché all'epoca era anche più giovane, parliamo del 2017, e mi colpisce che un ragazzo giovane, avevi 23 anni all'epoca? 22 anni. Un ragazzo di 22 anni che vive a Norma, vicino a Roma, che scrive degli haiku, già questo mi sembrava abbastanza stupefacente. E poi nel leggerli appunto rimango colpito, perché molti mi piacciono, e quelli che non posso dire che mi piacciono mi lasciano esattamente come mi lasciano alcuni haiku di Basho, di grandi artisti giapponesi, con un grande punto interrogativo sospeso, ma questo è proprio il fatto che è una metrica completamente diversa e quindi va a toccare comunque delle corde, va a smuovere, o risuonano o no. Certamente nell'insieme tutto mi colpisce e mi piace. Quindi sento Emiliano al telefono e gli propongo non un costo, ma una collaborazione, perché a quel punto dico, può diventare un progetto comune. Lui accetta questa mia proposta e quindi abbiamo iniziato a ragionare su come progettare questa collaborazione, e quindi siamo andati alla ricerca. Poi io ho iniziato inizialmente a illustrare 7 haiku dei 24-23 che sono, e ci siamo costruiti un piccolo libricino, diciamo un progetto stampato, e abbiamo lavorato a distanza, perché ovviamente io sto a Torino. E quindi lui ha fatto una ricerca rispetto alle case editrici che sarebbero state presenti al Salone del Libro a Torino e che si occupavano di poesia, e io sono andato armato di librettini a battere tutti gli stand per cercare un editore. E per ben 2 anni abbiamo fatto questa cosa qua. E abbiamo ricevuto delle risposte, tante non risposte, ed eravamo anche arrivati a un contratto con una casa editrice milanese, che però sul più bello è sparita in un buco nero, ma proprio sparita in un buco nero. E quindi... No, ma c'è ancora, ma è sparita nella comunicazione con noi. E quindi niente, un po' si è affossato il tutto così, eravamo già forse al 18-19, prima del Covid comunque, e quindi io ricordo proprio che disse a Emiliano, che era un po' più, diciamo, triste di me, nel senso che secondo me solo per un fattore di età, io l'ho percepito un po' più, diciamo, rattristato da tutto. Io non ho mai smesso di credere in realtà in questo progetto qui, e quindi ho detto, ma non importa, lasciamo fare alla vita, agli eventi, all'intelligenza superiore, che quando non ci mettiamo di mezzo riusciamo a farla fluire meglio che non con la nostra presunzione, arriverà il momento. E poi appunto arriva Cristiana nel mio laboratorio, che ho insieme a Rita, perché ho una società di restauro e decorazioni artistiche, io Torino, non nasco come un pittore di su mie. E incontro Cristiana, che viene a fare le letture di questo libro di antichi racconti giapponesi. Anche lì abbiamo trovato un trade union per in qualche modo portare le persone su un tema comune, e anche con lei, come con lui, ci siamo piaciuti abbastanza all'istante, perché come sempre è una questione di patologie compatibili, no? E quindi ci siamo trovati in questo senso. Perciò dopo un po' di tempo, da buon sabaudo, non gliel'ho piazzato lì subito, però dopo un po' gli ho proposto, gli ho fatto vedere quello che avevamo nel cassetto, e lei ha detto ok. Prima
prima di tornare alla pittura su Mie, darei adesso la parola al giovane, leggendovi solo uno degli haiku. Tra l'altro li vedete tutti scorrere alle nostre spalle, e se il caso non esiste magari finisce che leggo mentre pare quello giusto. Vediamo. No, non è detto. Da autunno vedo le foglie degli alberi coprirsi d'oro. Eh sì, siamo nel periodo giusto, diciamo. Beh, un passo indietro rispetto a quello che ha detto Filippo, quindi diciamo, voglio raccontarvi come sono arrivato a scoprire questo mondo degli haiku. E premesso che scrivo poesie da un bel po', da quando avevo 18 anni, adesso ne ho 26, e a un certo punto, diciamo, mi è venuta questa curiosità di scoprire, oltre alla poesia italiana, quali erano i componimenti poetici che venivano scritti all'estero, o meglio, come le persone, come si potevano esprimere le persone, in che modo riuscivano ad esprimersi le persone usando un altro tipo di metrica che non fosse quella italiana che conosciamo, quella più classica. E facendo queste ricerche sono incappato appunto nel mondo degli haiku. Diciamo che l'haiku, noi lo definiremo un po' una poesia ermetica. Infatti Ungaretti, ma anche altri poeti, anche Quasimodo, si sono cimentati nella scrittura dell'haiku, ma loro forse indirettamente hanno già capito che si poteva in qualche modo, in soli tre versi, racchiudere una poesia. Già all'epoca faceva storcere il naso a parecchi questa cosa qui. L'haiku in realtà è un componimento giapponese che nasce da una cultura, da una tradizione, diciamo che prende piede verso il XVII secolo, però viene da una cultura giapponese dei renga. I renga erano praticamente delle poesie che venivano scritte da diversi autori. Nel senso che c'era un autore che magari scriveva un verso, poi c'era un'altra persona, un altro poeta che ne scriveva un altro e così via, finché non veniva fuori tutta la poesia. Ancora ad oggi in alcune sagre di paesi si può vedere una cosa del genere, in cui magari vengono fatte di botta e risposta con dei versi, così anche in rima, e si finisce per creare qualcosa. Poi dai renga, diciamo, dopo il renga c'è il tanka, che è questa poesia sempre giapponese, che ha questo schema metrico fatto di 5 sillabe, 5, 7, 5, 7, 7, quindi 5 versi con questo schema sillabico. Però bisogna specificare, insomma, che l'haiku, come li ho scritti io, come diciamo li ritroviamo nella tradizione occidentale, sono un riadattamento della scrittura giapponese, perché non è possibile scrivere un haiku, a meno che uno non conosce, diciamo, la grafia giapponese, non è possibile scriverla proprio come è strutturata. Quindi sono tre versi costituiti da un totale di 17 sillabe, 5, 7, 5, ma loro, diciamo, non le chiamano sillabe, le chiamano more, che è praticamente il mattoncino base del suono, della parola, del suono che compone la parola poi. E quindi questa cosa mi ha affascinato parecchio. È un haiku, per essere un haiku, diciamo, per la buona riuscita di un haiku, deve contenere un riferimento stagionale. Infatti ogni haiku contiene un qualcosa che richiama alla natura, o meglio al periodo in cui viene scritto, viene immaginato, e un rovesciamento semantico. Infatti a me piace parecchio giocare sulle contrapposizioni, tant'è che quello che ha scritto Cristiana mette in contrapposizione, diciamo, questo spogliarsi delle foglie degli alberi d'autunno con il coprirsi d'oro, che in realtà è un arricchimento. Quindi c'è questo gioco qui. A me piace farlo un po' ovunque, mi piace molto giocare sulla contrapposizione. Credo che quando un poeta cerca la verità delle cose, inevitabilmente si incappa in contraddizioni, perché la verità è fatta di contraddizioni a un certo punto. Quindi, almeno per quanto ho avuto modo di scrivere, di vedere, insomma. E da lì, insomma, poi ho scritto questa serie di haiku. Li ho scritti in questo periodo, infatti è una ricorrenza questa, perché
li ho scritti in novembre del 2016, quindi sono passati 5 anni, e il periodo, diciamo, è tra la primavera, tra l'autunno, scusate, e la primavera del 2017. Infatti molti haiku sono proprio, diciamo, riguardano o l'inverno, o l'autunno, o la primavera. Non c'è pochi riferimenti all'estate, perché avevo già scritto, diciamo, tutto quello che avevo da scrivere. E poi è andato, diciamo, poi ho conosciuto Filippo. Io ho visto la cosa che poi l'abbinamento praticamente c'è stato quando io ho visto in casa di questa signora che conosciamo in comune, ho visto i sumie. E ho visto sul sumie un haiku. Allora ho detto, cavolo, ma queste due cose possono essere abbinate, perché io non pensavo. E allora poi ho chiesto a Roberta, Roberta mi ha fatto conoscere Filippo e da lì poi è nato tutto, insomma. Certo, io diciamo che non ero rattristato, però conoscevo i tempi, diciamo, biblici dell'editoria, quindi ho detto, vabbè, insomma. Sta là. Sì, sì. Quando arriverà, arriverà. Sì. Quindi Filippo, questa commistione, veniamo un attimo al sumie, quindi. Cioè tu dicevi, sono un artista figurativo, non è che nasco come... No. Artista di sumie, ma cosa ti ha, mentre Emiliano ci ha detto molto cosa l'ha calappiato nell'haiku, cosa ti ha colpito e cosa continua a colpirti del sumie? Ma allora, innanzitutto io mi sono avvicinato al sumie proprio anche qua, per convenzione, diciamo per caso, ma davvero senza immaginare niente di quello che da lì sarebbe arrivato. Non conoscevo niente di quel mondo, ancora oggi sono estremamente ignorante rispetto all'arte orientale, perché già faccio fatica a sapere quelle quattro cose relativamente alla nostra. Quello è un mondo ancora molto variegato e molto ricco. Quindi io mi sono avvicinato per curiosità, avendo avuto la possibilità di fare delle lezioni a Milano con un artista giapponese e basta. Poi facendo i miei esercizi nel mio laboratorio venivano persone che venivano a frequentare corsi di arte occidentale e quindi che ancora io oggi svolgo perché faccio lezioni di trompe-l'œil e di decorazione artistica. All'epoca facevo anche tante altre tecniche e le persone mi chiedevano di fare il sumie. Io ci ho messo un po' di tempo perché mi sentivo molto a disagio, nel senso che il sumie è una tecnica che nasce proprio in seno all'ambito buddista, viene praticata dai monaci e anche in Italia ci sono dojo e situazioni di monaci zen che offrono questo tipo di attività. Ovviamente interna allo zazen è un percorso più, diciamo, articolato e più spirituale. Quindi mi sentivo un po' di entrare in un ambito che non era il mio, non volevo fare, diciamo, il cialtrone di turno, che anche perché il Giappone è un brand che funziona tantissimo, che viene molto spesso abusato e quindi, insomma, ho avuto un attimo così di titubanza rispetto a tutto questo. Quello che a me attraeva e che mi attrae ancora oggi è il silenzio che c'è nelle opere di Sumie, la sospensione che c'è in quelle atmosfere e questa ricerca dell'essenza dei soggetti. Per me è stato un po' come chiudere un cerchio rispetto alla mia storia pittorica, nel senso che io ho iniziato facendo proprio decorazione artistica e trompe-l'œil in particolare. Il trompe-l'œil è quella tecnica pittorica che ci fa sembrare vero in rilievo tutto quello che in realtà non è e quindi si utilizza proprio per ingannare l'occhio, come dice la parola in francese. Ed è una tecnica dentro la quale ti devi muovere osservando rigidamente delle regole, dei principi, perché sennò diversamente trompe-l'œil non è più, diventa un murales, diventa una pittura, diventa altro. E quella tecnica, della quale io ancora oggi pratico e lavoro al suo interno, che mi ha dato tantissimo, da una parte però mi ha ingabbiato tantissimo,
perché nel momento in cui crescendo, io ho imparato questa cosa giovanissimo, ho aperto una partita IVA insieme a Rita che avevo 19 anni, quindi parliamo dell'88, e ci siamo messi subito a lavorare in questo senso, perciò ho fatto proprio un percorso molto approfondito lì dentro, e quando ho sentito il bisogno comunque di fare delle cose al di là di quello, per me più artistiche rispetto alla mia, ho misurato le manette che mi ero messo praticando il trompe-l'œil, e quindi con estrema fatica ho cercato di allontanarmi, scoprendo a volte con frustrazione che ero molto bravo tecnicamente e che tutta quella formazione lì mi portava a fare dei quadri che avevano poi il gusto, non dico dell'iperrealismo, ma quasi. Io amo l'espressionismo, per capirci, quindi questi volti blu, verdi, robe che proprio mi facevano, ma che nel momento in cui provavo a esprimermi in altro modo, veniva fuori quella vocina che mi diceva che faceva tutto schifo, non mi sentivo, ero molto strutturato, quindi è stata... Quando ho incontrato Soumié, avevo già fatto dei percorsi personali, diciamo, per cercare di allontanarmi da quella rigidità. E quando ho trovato Soumié, per me è stata una chiave che mi ha facilitato molto invece a liberarmi, perché non aveva i canoni e i principi delle arti occidentali e mi sentivo più liberato da non dover fare confronti e anche analizzare da un punto di vista mentale quello che stavo facendo. E quindi ho scoperto un mondo molto affascinante che è andato anche a unirsi con una parte di me più, diciamo, interiore relativamente alla spiritualità, alla ricerca personale. Io non sono un buddista, ma col buddismo non ho, diciamo, il buon senso mi trova sempre d'accordo, quindi ho potuto però anche lì unire una parte di mia di sensibilità relativa a letture, a pratiche che ho fatto relativamente a quegli ambiti, e quindi con soddisfazione oggi lo pratico, che per me però non è arrivato ad essere, diciamo, una tecnica dentro la quale io mi posso esprimere, perché finalmente ho trovato una modalità perché facendo questo ho scoperto in realtà che quello che poi mi piace di più è proprio insegnare, e quindi, diciamo, non ho l'obiettivo di fare opere di Soumié. Ho l'obiettivo di accompagnare le persone dentro questa pratica, perché ritengo che sia una pratica molto interessante, molto utile per chi ovviamente la sente risuonare e per chi ha interesse per tutta una serie di concetti, perché porta in essere tantissimi aspetti che ci riguardano poi in prima persona, perché è un'opera che ci chiede un approccio, un'arte che ci chiede un approccio completamente opposto a quello occidentale, dove in quello occidentale l'artista si pone sempre come il direttore di orchestra e attraverso i suoi strumenti, parlo di arte tradizionale ovviamente, non di correnti di ricerca come può essere il surrealismo o come può essere un Pollock, però nell'arte tradizionale occidentale noi ci muoviamo utilizzando i colori, i pennelli e dirigendo, governando completamente il processo creativo, alla ricerca della forma, alla ricerca della linea, possiamo cancellare, tornare indietro, non finire mai. Nel Soumié non si può correggere, non si può cancellare, si prende un foglio e si ricomincia da capo, perché l'obiettivo del Soumié non è l'opera ma è la pratica in sé, dentro la quale, se uno ha dei filtri che gli permettono di guardare a questo come appunto un processo di ricerca, lì vediamo che quando arriviamo a un risultato che la mente può definire buono o che puoi definire non ancora buono, quello che ci importa non è tanto quello che c'è sul foglio, ma il processo che ha portato in essere quello che c'è sul foglio, perché quel processo ci riguarda e come ci muoviamo in quella creazione e arriviamo dove arriviamo, così è come ci muoviamo nella vita. E per analogia, se abbiamo i filtri per guardare quel processo nella maniera giusta, e quindi è un lavoro a togliere molto spesso, perché noi abbiamo il retropensiero che più ce n'è più è bello, e invece lì cerchiamo poi davvero l'essenza, le opere più riuscite sono sempre quelle che con pochissimi segni ci fanno vedere tutto con gli occhi della mente. È un lavoro di destrutturazione
E quindi se uno non riesce ad abbandonare il desiderio di un risultato, è difficile. Ma se invece si riesce a sintonizzare su questa frequenza e stare concentrato solo a sentire il proprio movimento, a lasciarlo fluire, a lasciare che le cose vadano come devono andare, e per analogia, se quell'esperienza la porta in altri ambiti della vita, è chiaro che ci sono delle intuizioni non male, perché nel momento in cui riesco a trasferire questo nella mia relazione, nel lavoro, in qualsiasi ambito della vita quotidiana, e quindi mi percepisco come nel sumier uno strumento insieme agli altri e non il capo che dirige tutto, allora anche nei confronti della vita e di tutto quello che succede mi metto a disposizione e lascio il comando e mi affido e vado avanti. E in questo senso quello che oggi io in qualche modo cerco di fare attraverso i corsi e devo dire che quello che i feedback che ho più interessanti sono proprio su questo livello qua, e questo mi spinge ad andare sempre più avanti. Io credo che tu da questo punto di vista abbia anche dato tanto ai tuoi allievi, grazie all'online, no, ai corsi che comunque hai tenuto. Ecco, tu hai dato molto nel periodo del lockdown, perché questo aspetto dell'unire questa arte comunque a quello che può essere un percorso di vita, adesso non usiamo la parola resilienza, ma comunque anche semplicemente una consapevolezza di sé e anche l'accettare il fallimento, no? Visto che, come dicevi prima, ovviamente se l'opera a un certo punto non sta andando in una direzione, non puoi correggerla, devi accettare quell'aspetto. Sarei curiosa, adesso a meno che non siate tutti esperti di sumier in sala, volevo chiederti qualcosa degli aspetti tecnici, quindi di come effettivamente si può, cioè quali sono gli elementi per realizzare il sumier, al di là di quelli che importantissimi che dicevi, interiori. Ecco. Il sumier è una tecnica monocroma, quindi si usa solo l'inchiostro nero orientale. E sumiya in giapponese significa semplicemente pittura d'inchiostro, quindi molto basica, nel senso è proprio solo quello. Viene descritta da sempre come la tecnica dei quattro tesori, i quali sono i pennelli, la china, la pietra e la carta. I pennelli sono orientali, non si utilizzano i nostri, sono molto accattivanti esteticamente perché hanno fogge assolutamente lontane dalla nostra, ma quello che è più importante è l'uso delle setole che gli orientali fanno, che non sono le setole che ritroviamo nei nostri pennelli. Quindi abbiamo un universo di setole molto più ricco. Io dico sempre, un animale in Giappone deve solo temere sempre di diventare un pennello, perché addirittura le piume del gallo troviamo proprio nei pennelli. Quindi quasi tutti gli animali provvisti di pelo rischiano di diventare un pennello. Poi abbiamo la china, che sono delle barrette rigide, c'è anche già pronta liquida, però il sumi originale sono delle barrette molto rigide nere, che sono il risultato di cortecce di albero bruciate, pressate insieme a colle animali, e possono essere additivate anche di oli essenziali, quindi conferire un aroma alla china, possono avere addirittura della polvere d'oro dentro e quindi avere poi una lucentezza molto particolare quando asciutta. E abbiamo la pietra, che si chiama Suzuri, che è una pietra che è della famiglia delle arenare, sulle quali l'inchiostro si frega sopra con un po' di acqua e lentamente questo si scioglie e si crea un inchiostro. La carta, il quarto tesoro, è tendenzialmente si usa la carta di riso, che poi di riso non è, anche se la chiamiamo così, è più propriamente di gesso e di altre piante, ma comunque è una carta che non siamo abituati a utilizzare, se non perché è esperienza di calligrafia forse, e che possiamo trovare di diverse grammature e qualità, e che è una carta che è molto difficile all'inizio. Tendenzialmente le persone ai corsi la provano, quando li facevo in presenza non la volevano neanche provare, se la provavano dicevano non la voglio più vedere, ma io per primo all'inizio proprio ho detto no, vabbè, non si può fare, perché la carta è viva, nel senso la carta è un elemento che ti risponde, ti restituisce delle cose, devi imparare a comunicare, devi imparare un linguaggio,
E anche per chi magari ha esperienze di acquarello si trova sulla carta di riso e diventa isterico perché succede di tutto. Quindi è un elemento importante. Però poi quando si fanno i primi passi, ci si addentra un po' di più, ecco che la carta diventa veramente un elemento importantissimo. Poi io spingo sempre tutti e tutte a provare qualsiasi tipo di carta, nel senso non sono così rigido rispetto al sumiè, appunto, perché non essendo un monaco, non essendo un buddista, ma essendo più che altro un pittore, sperimentare secondo me ha sempre senso. Certamente quando poi si utilizza la carta di riso è quella che anche corrisponde di più al nostro immaginario collettivo e che quindi quando poi l'opera è lì sopra e anche il suo sigillo rosso, che tendenzialmente è, che vediamo in tutte le opere, è la firma dell'artista, perché i giapponesi firmano con il timbro, non solo gli artisti. Nella vita quotidiana un giapponese, se deve firmare un documento, c'ha il timbro con la sua firma, perché si firma così. Quindi il sigillo rosso completa l'opera e comunque storicamente gli haiku venivano proprio anche illustrati insieme al sumiè, perché questa similitudine all'essenza, cioè questo asciugare anche la poesia e in questo senso nella pittura, c'è proprio questa ricerca dell'essenza che vuole essere il più possibile poi alla fine efficace e può risuonare o no a seconda dell'anima che la coglie. E come dice Fabiola Palmeri, che è scrittrice, giornalista e anche yamatologa, che abbiamo imparato questo nuovo termine, quindi esperta di arte giapponese, allora dice: haiku è una forma abbreviata, a volte scherzosa, impulsiva, quel che basta, è così profonda da riuscire a toccare anche le sensibilità più refrattarie e oltrepassare i confini delle isole nipponiche, come in questo volume, in cui gli haiku di Emiliano Cerasani stanno d'incanto accostati alle forme gentili del sumiè, derivati dai movimenti dati al pennello intriso d'inchiostro da Filippo Manassero. Beh, direi che comunque questo estratto che avete anche visto prima, che fa parte un po' di una delle prefazioni, no, di questo libro, direi che restituisce, ecco, a voi due quello che è stato il vostro grande sforzo, no? Questi aggettivi non sono stati messi a caso. Allora, l'incasellare ogni sumiè all'interno di queste cornici dorate. Queste cornici dorate fanno parte del supporto sul quale sono stati dipinti, che sono dei cartoncini giapponesi che si chiamano shikishi e che sono proprio realizzati di loro già con un bordo dorato. Quindi sono dei supporti artistici, come potrebbero essere dei kanson, perché si occupa di pittura. Quindi prima arriva la cornice. Esatto. E poi, no, che si diceva prima guardando, sì, la mostra, prima arriva la cornice e poi arriva il contenuto. Una cosa che vi dico, Filippo, che è una persona, anche l'avete, chi non lo conosce, è una persona veramente gradevole da frequentare. Emiliano, ci siamo conosciuti oggi, ma stimo tantissimo il fatto che un giovane definito, attenzione, è la vostra generazione, cioè l'annata vostra di nascita, eravate definiti, lo so perché mia figlia ha più o meno la tua età, i ragazzi indaco. Quindi molto, cioè, considerati speciali, spessissimo nel periodo vostro, quindi di fine del secolo scorso, no? Ci sono tantissimi piccoli genietti in tante arti che stanno emergendo, quindi nell'arte della musica, nella danza, eccetera. Quindi lui fa parte sicuramente di questi ragazzi indaco. E invece volevo dire di Filippo. Io sono più giovane di lui. Beh, sì, certo, infatti, no, dai capelli l'avevamo colto assolutamente. E no, Filippo, ovviamente, per chi ha acquistato il libro sotto, per chi voglia comunque ancora acquistarlo, non solo loro due vi faranno il firmacopie, ma è bellissimo perché Filippo, come ha detto prima, c'è il timbro dell'artista,
Fai vedere le dita adesso, fai vedere le dita, le pulite adesso, perché quando sono arrivata aveva le dita completamente rosse, no? Per cui ridevamo di questa cosa che nel firmacopie lui timbra, ma poi di fatto, no, facilmente si sporca anche le dita e quindi dico, sì, vabbè. Ho timbrato però il libro a una mia allieva che però si è presa anche l'impronta digitale. Esatto, gli quindi ho sporcato tutto. Sa tutto di te adesso, proprio tutto quel che serve c'è. Allora, perché tutte queste persone dovrebbero andarsene via con il vostro libro? Ma guarda, un discorso, voglio un attimo soffermarmi sul fatto di poter racchiudere qualcosa di profondo in pochi versi, nel mio caso, oppure in solo due colori, nel suo, nel senso il bianco e il nero. Cioè, per noi occidentali questo è uno sforzo notevole. Noi siamo, cioè, veniamo da una tradizione della poesia fine a se stessa, quindi dei parnassiani, cioè una poesia super ricca di fronzoli, insomma, che per descrivere la realtà. Qui ci vuole uno sforzo di sintesi notevole e per leggere un haiku, anche per comporlo, è la stessa cosa, credo che valga anche per i sumi, bisogna avere la mente sgombra, perché in un vaso pieno non ci si può mettere niente, quindi bisogna per forza avere una testa vuota. E per noi questa cosa non è una cosa semplice da fare, non è una cosa semplice da fare, quindi il mio invito in realtà è fare un passo indietro, quindi cercare un attimo anche di trovare magari quella calma interiore, quella rilassatezza mentale che possa portare, diciamo, a leggere e visualizzare questi sumeri nel modo corretto, perché non è una cosa come tutte anche le poesie, normalmente non posso leggere un libro di poesia tutto d'un fiato perché non ci capirei nulla. E la stessa cosa, ma ancora il discorso vale di più se si parla di haiku. Vanno contemplati, come i sumiè, vanno contemplati, cioè ci vuole una pazienza, una dedizione che forse oggi abbiamo perso, ma il mio invito, la mia anche sfida, diciamo, mettiamola così, è cercare di ritrovare questo aspetto qui, per gustarsi al meglio il libro. E se poi, magari, visto che comunque queste sono cose che vuoi o non vuoi richiamano la natura, l'invito è anche magari immergersi nella natura e magari immaginare anche quello che hanno provato i grandi scrittori, magari giapponesi, perché qui si parla comunque di cose molto semplici, tant'è che gli haiku riescono benissimo ai bambini. In America si studiano anche nella prima infanzia, e solo noi occidentali, noi europei, invece ancora abbiamo questa difficoltà, perché dobbiamo fare il passo indietro, cioè dobbiamo cercare di sgombrare la mente per poi, come diceva anche Filippo, doveva fare uno sforzo per uscire dai canoni. E questa non è scontata come cosa. Questo è il mio invito, quindi chi dovesse acquistare, insomma, una copia del libro, l'invito è cercare, diciamo, di fare un percorso a livello mentale. Questo, semplicemente questo. Grazie, grazie Filippo. E quindi, come vogliamo concludere il nostro incontro con il pubblico? Con un altro haiku. Con un altro haiku. È così. Hai scelto l'haiku con cui salutiamo gli amici? Aiuto. Cosa hai scelto? Beh, un augurio di buona serata. Tiepida notte. Sono contrario all'alba che non arriva. Grazie. Emiliano Cerasani, Filippo Manassero, Vogliina Editrice. Grazie infinite a tutti voi. Grazie davvero. Buon tutto e buona salute.